Ciao a tutti! Oggi vediamo come realizzare una delle basi più utilizzate per le torte, il pan di Spagna. Vediamo gli ingredienti. Incidete il baccello di vaniglia, apritelo, poi togliete tutti i semi con il dorso del coltello. Sgusciate le uova a temperatura ambiente. Aggiungete i semini della vaniglia, lo zucchero e montate tutto con le fruste elettriche fino ad arrivare ad un composto spumoso. Quando il composto è bello spumoso e chiaro, potete aggiungere la farina setacciata delicatamente e dal basso verso l'alto. L'ideale per questo impasto è una teglia da 24 cm. Prendete un po' di burro con un pezzetto di carta e imburrate i bordi. Poi utilizzeremo un pezzo di carta da forno sulla base. Da un quadrato di carta da forno tireremo fuori un cerchio in questo modo. Prendete la misura del raggio e tagliate. Prendete l'impasto, versatelo nella teglia e senza aspettare troppo tempo mettetelo in forno a 170 gradi per 20 minuti circa. Staccate il bordo con una punta di un coltello, rovesciate il vostro pan di Spagna, togliete la carta da forno. Queste operazioni fatele sempre quando il pan di Spagna è freddo. Il pan di Spagna è pronto. Un saluto da Paolo D'Alicandro.